Ah, il cazzo, vecchio pompinaio stupratore di tua madre! Zitto, io non è come... Oh, silenzio! Padre nostro, sei nel cielo. Alla faccia della spumazzata di Reagan, che schifo, cazzo, che padre nostro, uno schifo. Quello comunque, beh, bella spumazzata, sai. Stasera pasta e pesto da Reagan, piselli da Reagan. Non dimmi niente. E poi quel vocabolario così volgare, dai di cazzo, vecchio campinaio, stupatore di madre. Che cazzo ci c'entra? Continuiamo con Reagan. Oggi, il nostro pane quello che dimentichiamo, noi lo sentiamo, come noi dimentichiamo il nostro spirito, la cintura in tentazione, mi piace per sempre per me, salva il mio spirito, con la tua potenza. Qua Reagan con quella linguaggio, sembra la mia ex suocera quando cercava il bastoncino, ma diceva, grande Reagan. Con quegli occhioni bianchi sembra l'Undertaker, gli occhi girati di stile Undertaker. Ma dico io, uno che si gira la testa in quel modo, che cazzo di risposta vuole che gli dia? Denner, la risposta a Denner, come se una cosa di tutti i giorni, vede una ragazza così nel letto che si gira il collo e poi quello gli dice, Denner, la risposta a Denner, una cosa che si è tutti i giorni, dai. Oggi vado a casa della mia ragazza e lei dove si gira il collo. Grande, c'è un amore, rifallo, rigirato il collo, mi eccita questa cosa del collo girato. Ma poi questo il terremoto. Poi con quegli occhioni bianchi sembra la figlia dell'Undertaker. Sicuramente sarà sua figlia, che ne sappiamo se l'Undertaker ha una figlia? Che ne sappiamo? Sarà la via dell'Andertaker con quegli occhioni belli bianchi. Poi la cosa che mi fa eccitare di Reagan con gli occhioni belli bianchi e quando si alza ti guarda fissa e dice bastardo, tu hai ucciso tua madre, bastardo. E che cazzo è che non ripete sempre una cosa, di stronzo, di cornuto, figlio di troia, ma era sempre bastardo, per quattro volte di seguito, bastardo. Poi per dire che ho ucciso tua madre, che bella frase, tu hai ucciso tua madre. Ci devo pensare, un minuto. Nato, e dalle grandie del demone meridiano, questa creatura, fatta a tua immagine e somigliante, fondi terrore e la bestia, basta la tua vigna. E la tua bestia possente, la tua serva, rega la chiesa McNeil, in modo che egli non possa più tenere prigioniera questa creatura, che ti sei degnato di fare a tua immagine e somigliante. Che hai redenta per mezzo di piede della coperta, no? Regna con te nell'unità dello Spirito Santo, Dio per i secoli dei secoli. Amen. Signore, ascolta la mia preghiera. Padre Caras. Damien, la risposta, Damien. Che il mio grido giunga a te. Intanto qua parliamo un po' di Reagan. Primo, che gli buttano dell'acqua e questa grida. Reagan, non penso più che posseduta, sei un po' sporca, sai? Forse che allergica anche all'acqua, sai? Allergica all'acqua. Qua invece di acqua santa ci vuole un po' di sapone, detersivo, profumo. E guarda come saresti bella, cara. Anche tu, saresti da guardare Reagan. Ma hai paura dell'acqua, questo credi. Poi, sembra uno chihuahua e un pastore tedesco misto, tra chihuahua e pastore tedesco. E poi, onestamente, un'altra cazzata già, vede il collo che si gira. E ora pure il letto a mezz'aria, e quel vecchiaccio vuole la risposta, ma che cazzo, la risposta che deve dare uno che siede il letto sollevato in aria. Noi continuiamo a guardare un po' di film. Guardiamo il filmetto. Oh, aspetta, era Reagan. Tu che bestia in quei santi apostoli, il
qualche trasformazione di Regan. Senti e scorpioni, concedi a me, tuo indegno servo, il perdono di tutti i peccati, il potere di affrontare questo crudele demonio. Ma madonna, poi c'è la linguazza di Regan, quella linguazza di Regan che sembra la lingua di mia cognata quando magna. Bla 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 bla, un film così idiota non l'ho mai visto. Poi uno che vomita, schifo, poi c'è la scena che vomita il pesto verde. Ah, pisella, mister pesto verde. Comunque ragazzi, fare, come cazzo vuole dire che l'esorcista fa paura? Come può fare paura un film dove una ragazza posseduta abbaia come un cane, esce la lingua come Rocco Siffredi, neanche se l'ha visto Rocco Siffredi. Comunque ragazzi, dai, ci siamo fatti 4 risate, iscrivetevi al mio canale, domenica giocheremo con la Juve e con la Roma, lo so, forse non c'è un cazzo l'esorcista con la partita di domenica, di lunedì, comunque, forse sempre solo, forse Juventus, iscrivetevi al mio canale, bacione a tutti, e sempre solo, forza Juventus! Ciao!